Cosimo De Feo, tecnico del Corigliano Calabro, per Interforze Città di Maneta. Allora, mister, tutto volevo dirle che domenica sarò lì a vedere la partita, così magari ci conosciamo anche di persona. Ma le chiedevo, insomma, l'altro ieri c'è stata la partita preliminare tra voi e l'Olimpico Lossano, insomma, dove insomma, ho saputo che avete un po' sofferto, anche se stavate vincendo. Ti chiedevo, insomma, questo. Sappiamo che oramai tutti dicono danno per favorito il Corigliano come la migliore squadra del girone, con tutti i migliori giocatori. Magari dicono pure che giocando in un'ipotetica Serie D potreste essere anche tra i primi. Però ti chiedo, essendo che il calcio sappiamo non è una scienza esatta, è un gioco giustamente dove tutto può andare bene ma può andare anche male. Cioè, non è detto che tu se ci investi 100 euro, voglio dire, e tu ne guadagni 200, ne puoi perdere anche 1000. Ecco, Sì. teoricamente, ecco, parlate di preferenziale, ecco, ti chiedo, domenica affrontate questa Olimpico Lossano che viene eroici da due vittorie consecutive, insomma, dopo un periodo un po' cioè, buio, un periodo di partite che non andava bene, e sembra che abbiano riquadrato la squadra, e anche domenica, insomma, mercoledì, si è visto che un po', so che viene un po' messo in difficoltà, poi non so, me l'hanno raccontato, però non so se è vero, poi tu potrai dirmi che eri tu, lì in panchina e dirmi quello che è successo, ti chiedo. Ecco, che partita ti aspetti domenica? Una partita uguale a quella di mercoledì oppure tutt'altra partita? Perché magari, non so come avete giocato voi, magari con le seconde linee, con gli stessi, magari con qualcuno più in meno, ecco. Dimmi. Eccomi qua. Allora, giustamente mercoledì è stata una partita abbastanza, come dire, maschia, quindi difficile, nel senso sapevamo che i derby sono sempre derby, in qualunque categoria, e quindi effettivamente è stata una partita importante sotto certi aspetti, anche per valutare giocatori che hanno giocato un po' di meno, ma questo non è che significa che ci sono giocatori di prima linea e seconda linea. Questa è una squadra costruita con 20-22 giocatori, tutti dello stesso livello, è normale che lo spazio si può dare solo a 11, quindi alla fine c'è la possibilità di comunque di cambiare anche durante la Coppa Italia, e come è stata anche mercoledì, ma questo non vuol dire niente, perché sicuramente domenica sarà una partita differente, sicuramente con un'attenzione diversa, con una mentalità completamente diversa, quindi sicuramente andiamo a affrontare una squadra in questa è una squadra ottima, una squadra organizzata, una squadra sicuramente di categoria, dove sicuramente dobbiamo essere bravi anche noi a cercare di sviluppare un po' di gioco in più e cercare anche di portare a casa un risultato importante. Sì, senti, io ti chiedevo questo, però voglio dire, ti aspetti un Olimpico Lossano, sempre voglio dire, carica che vorrà cercare a tutti i modi di mettere in difficoltà, poi, visto che gioca in casa, ti chiedo, cioè, anche, siete due squadre dello stesso paese, oh, bene o male, ecco, oppure credi che insomma, il Corigliano certamente non deve temere nessuno perché è una squadra, sappiamo che non può certamente non preoccuparsi di nessun avversario, perché voglio dire, è stata fatta creata per questo, insomma, ecco, tu che mi dici, Tu ecco, De Feo. hai detto una cosa giusta prima, nel senso che non significa chi spende di più vince sempre, che qua si parla di costruzione, quindi di organizzazione, di partenza un po' diversa dagli altri, nel senso io parlo di inizialmente come ritiro, come tutto, quindi siamo stati anche non bravi, ma sicuramente la società ci ha dato la possibilità di costruire qualcosa in anticipo, però questo non vuol dire niente, cioè alla fine sicuramente la partita di domenica è una partita abbastanza difficile, non è una partita facile, nel senso non c'è nessuna partita facile, con una squadra, come ha detto prima, che sicuramente è una squadra che viene da due risultati positivissimi in campionato, più uno in Coppa Italia dove ha giocato contro di noi, voglio dire anche se ha portato a casa un pareggio, ma comunque ci ha creato delle difficoltà. Vabbè, comunque credo una cosa pure, caro Cosimo, che credo che tu non lo vuoi anche, che sai, quando poi alla fine una squadra diciamo, è forte, giustamente gli avversari hanno sempre, come posso dire, hanno poi, in base alla Uno forza, stimolo in più, uno stimolo in più, appunto, sicuramente. poi giocano in un modo da poter, come dire, voglio dire, se tu vai a giocare in casa di una squadra dove ovviamente gioca per salvarsi, non credo che venga a fare la partita facciamo con voi alla pace, che magari di difendersi e poi spostare magari i contropiedi, perché giustamente quello gli porta la squadra, quello gli porta, come dire, linea di massima, ecco, perché poi il calcio è per tutto possibile. Credo comunque che domenica, ecco, l'Olimpico non verrà
Certamente l'Olimpicchio non aveva nessun timore, credo che se giocare la partita alla pari con voi, non credo che vada a fare calcoli, anche con voi credo che... No, no, ma non credo neanche io, è una squadra che sicuramente se la giocherà per vincere, come la giocheremo noi, sperando di trovare un po' degli spazi, dei varchi giusti per cercare anche di andare, come dire, a metterli in difficoltà. È una squadra comunque, come ho detto prima, una squadra che anche mercoledì ha giocato la partita, non è che si è difesa, quindi sappiamo che è una partita aperta a tutto domenica, essendo un derby può essere il risultato, può essere aperto sia da una parte sia dall'altra. Cosimo, ma tu che partita ti aspetti? Cioè, noi abbiamo detto, una partita dove loro giocheranno apertamente, oppure credi che almeno all'inizio cercheranno un po' di vedere com'è, perché non so poi, giustamente non so se poi mercoledì hanno giocato tutti quanti i titolari oppure qualcuno si è riposato, insomma qualcuno si è rimasto. No, abbiamo sicuramente, come sta succedendo dall'inizio della Coppa Italia, abbiamo fatto come detto prima, ma questo non significa un turnover, quindi abbiamo fatto riposare qualcuno, giustamente, quindi domenica scenderemo là con la formazione migliore intendo quelli che sono più in condizioni, che stanno bene, che fino adesso ci hanno dato, ricordiamoci, anche la possibilità di fare 6 partite, 6 vittorie, quindi effettivamente dobbiamo essere bravi, a essere compatti, concentrati, sapendo che comunque dove andremo quest'anno, in casa e fuori casa, tutti potranno battere il Corigliano, come è successo ad Acri, come è successo, io parlo anche di partite fuori casa, non soltanto in casa. Poi man mano, visto che poi siete una squadra da battere, sicuramente gli avversari vi attenderanno come ti ho detto, uno stimolo in più, ma anche con più agguerriti, anche giustamente, perché cercheranno di darvi fastidio, ecco, anche magari giocando magari tattiche diverse, contropiede, anche tattiche insomma, in modo da non potersi, come dire, perché per forza il vostro forte è il gioco attacco, perché giustamente sì, no, ma noi siamo una squadra che fino adesso comunque, come ho detto prima, abbiamo fatto gol importanti, cioè nel senso è una squadra che comunque segna ogni domenica, una squadra che, anche perché sennò non potresti essere con 6 partite 6 vittorie, quindi qualcosa in più degli altri hai fatto. Io credo, ripeto, che essendo un derby non c'è un equilibrio, nel senso non ci può essere una partita di equilibrio, perché l'equilibrio ce l'hai nel momento in cui ti devi difendere. Noi non siamo preposti a difenderci, la Rossanese non credo che si difenderà su questo, perché poi effettivamente non è una squadra, a me non è sembrata anche mercoledì che è una squadra che non si difende, quindi credo che sarà una bella partita, questa sicuramente. Senti, aperta una domanda, a tutti. Una domanda, purtroppo poi ti lascio, abbiamo parlato abbastanza, dico, ma se potessi togliere un giocatore all'Olimpico, chi toglieresti? Sinceramente. No, no, non parlo di giocatori, io ho visto una squadra, devo essere sincero, una squadra mercoledì compatta, una squadra organizzata, quindi una squadra, ripeto, con tutti i giocatori che hanno corsa, hanno voglia, quindi è una squadra, ripeto, di categoria e compatta. Noi dobbiamo essere bravi a controbattere quella che è la loro capacità, la loro forza, questa di un gruppo, di una squadra, quindi sui singoli, perché poi si fa il nome di un singolo e invece poi durante la partita viene fuori un altro singolo, quindi fare nomi in questo momento non è neanche il caso. Credo che dobbiamo fare attenzione al gruppo, alla squadra in generale. Va bene, Cosimo, io ti ringrazio. Poi l'intervista potrai trovarla sul sito, poi tra poco la pubblico, comunque tranquillo che la metto lì, poi così la puoi sentire tu stesso, ecco. Ok, va bene. Ok, va bene, magari se intervisto anche il tuo collega, così magari puoi sentire quello che dice anche lui. Va bene. Va bene, ciao, grazie. Ciao, grazie ciao, a te. Ciao, grazie. Ciao. Grazie, ciao, ciao. Mister Mario Pascuzzo, giusto? Sì. Per Interforze Città di Mario. Allora Mario, tutto buongiorno, ben trovato, ecco, ci siamo ritrovati dopo diciamo, 2 anni, dopo insomma battaglie che hai giocato, mi ricordo, con la Promo Sport col Vaida, però una cosa mi ricordo bene, tu eri un allenatore che dirigeva molto molto bene l'attacco della tua squadra, cioè tu quella volta la porta offensiva, perché la tua squadra erano tutte a base offensiva. Ora ti chiedo, giustamente domenica, già quando avete giocato un antipasto di questa sfida, dove avete ben figurato, anche se credo che fossero due squadre completamente, vuol dire, differenti da quelle che giocheranno domenica, sicuramente, ecco. Ti chiedo una cosa, quando avete fermato, avete giocato con l'altro partito, diceva il vostro precedente, avete anche, diciamo, giocato con impegno, un po' come di sportivo, insomma, eravate anche in svantaggio, però poi avete recuperato,
avete anche rischiato di vincere, però purtroppo diciamo, la buona sorte non vi ha voluto bene. Ti chiedo questo, domenica che partita ti aspetti dalla Corigliano? Del Corigliano, sì. Corigliano mi aspetto la solita squadra, che è cinica, cattiva, opportunista, una squadra costruita per vincere campionato e coppa, ma mi aspetto soprattutto da parte nostra una squadra pronta a questa situazione. Quindi ci dobbiamo mettere il massimo impegno, la massima cattiveria, bisogna essere più cinici sotto porta, anche se mercoledì è stato bravo il portiere loro. Niente, sarà una bella partita, sarà una giornata di sport importante e poi si vedrà alla fine il risultato cosa dirà. Senti, Mario, io ti voglio chiedere una cosa, visto che so come giocano le tue squadre, perché l'ho visto che ti ho visto giocare qualche volte, 2 anni fa, quando eri allenatore dell'Olympique Cagliari, se ti ricordi bene, ecco, io vedo che tu hai una squadra che è impronta all'attacco, ma tu vuoi dire che la tua squadra gioca sempre allo stesso modo, a seconda dell'avversario, oppure, cioè, domenica viene proprio la classe, insomma, una squadra che, come ben sappiamo, è ben strutturata, insomma, una squadra che addirittura dicono potrebbe giocare in Serie D e fare la sua onesta figura. Ti chiedo, tu ecco, voglio dire, giocherai sempre come hai sempre giocato, oppure terrai conto che avrai una squadra che sicuramente è forte e può dare problemi, insomma, ecco, mister. Come no? Giustamente quando ci sono questi scontri di alta classifica con un giocatore importante bisogna co considerare e prendere con le pinze le dovute precauzioni, nel senso che è giusta la mentalità sempre a costruire, a giocare palla, però bisogna metterci qualcosa in più sul piano dell'attenzione. Curare bene la fase difensiva e poi proporre sempre allo stesso modo la nostra fase offensiva. Quella non deve cambiare, la mentalità deve rimanere sempre propositiva. Ma ti chiedo cosa temi più dell'Acri che può potrebbe danneggiare la tua squadra, secondo te, ecco. Dell'Acri che cosa può fare? Il Corigliano, scusa, ecco. E il Corigliano, secondo me, alla fine vincerà questo campionato proprio in modo tranquillo, che alla lunga c'è una rosa importante, ha 22 giocatori di categoria, se non di categoria superiore. Penso che alla lunga questo peserà, poi c'è una struttura societaria importante, un movimento dietro che anch'esso importante, quindi alla fine penso che alla lunga farà la differenza. Senti, secondo te cosa manca alla tua squadra per poter competere con loro? Secondo te? I giocatori o secondo te magari, non so, la mentalità, questo ti chiedo, ecco, mister. Cioè. No, per competere con loro a livello di partita singola ci possiamo competere, poi per competere con il Corigliano, penso tutte le squadre di eccellenza, gli manca il budget del Corigliano. Il Corigliano ha un budget penso che sia il triplo di ogni qualsiasi squadra di eccellenza minima, quindi fondamentalmente la differenza la fa il budget, la struttura organizzativa, la macchina organizzativa. Poi per quanto riguarda una partita singola, un doppio confronto te la giochi perché alla fine si va in campo 11 contro 11, però su una programmazione a lungo termine un budget di quello ti permette di fare qualsiasi considerazione. Senti, ultima cosa, parlaci un po' di questo Olympic, il tuo Olympic, diciamo, quali sono i suoi punti di forza e i suoi punti magari meno forti? Ti chiedo perché giustamente magari per chi ci segue vorrebbe anche dare spazio alla tua squadra, perché abbiamo fatto questo Corigliano, ma ti chiedo il tuo Olympic, parlaci un po', diciamo, ma anche a livello societario, insomma, tu vivi bene, stai bene lì a rossare con la squadra di Acri, insomma, cioè di Piero Acri, oppure diciamo hai problemi, ecco. No, qua la società, anche se è il primo anno che fa la categoria di eccellenza, però si sta
organizzando, stanno cercando di crescere giorno dopo giorno per acquisire quell'esperienza in più che gli permette di fare un ulteriore passo in avanti. Per quanto riguarda la squadra, penso che sia stata costruita per fare bene, ci sono tutte le carte in regola. Punti forse può essere il gruppo, questa armonia che si sta creando tra di noi, tra squadra e tifosi. Poi giustamente ci vogliono i risultati, pian piano stanno arrivando, ci stiamo togliendo qualche piccola soddisfazione, contiamo di togliercene qualcun'altro, ma senza pressione, perché qua pressione in genere. Caro Mario, ma c'è stato un periodo di appannamento in queste partite, due partite perse, che è successo Mario? Un po' di condizione, un po' di mentalità persa, cosa è successo? L'esperienza? Ma sono diverse le due sconfitte come sono arrivate. Con il Trebisa ci abbiamo creato intorno alle 7-8 palle gol nitide per passare in vantaggio. Poi, come succede nel calcio, la prima palla del Trebisa ci ha fatto gol. Poi è capitata l'espulsione, abbiamo cercato di pareggiare, non siamo riusciti. Una ripartenza e ci hanno fatto gol. Invece a Soriano è stata una partita un poco atipica, perché abbiamo giocato su un campo che non ha niente a che vedere con l'eccellenza, che è quello che è il livello campo, 10. Ho visto quindi là la partita, diciamo tra virgolette, un poco tecnicamente viene falsata. Non è una giustificazione, sono botte di assestamento che si possono prendere, però c'è stata una reazione importante dopo Soriano, tra partite di Coppa e partite di campionato abbiamo fatto sempre bene. Ora cercheremo di continuare su questa strada. Mario, io ti ringrazio, sì. Ci vediamo domenica per l'intervista personale, a trovarti. Parleremo di persone su questa partita, perché penso che non si è detto l'ultima parola, sarà una grande partita e credo che sarà per tutti e due difficile affrontarla, ecco. Va bene? Va bene. Ciao mister. Ok. Grazie, ciao Mario. Ciao.